Ecco lo scenario a cui ci si trova di fronte, navigando nelle zone delle valli del Mincio tra Grazie e Rivalta, là dove i canali Osone e Goldone, i due grandi responsabili dell'inquinamento del fiume, immettono le loro acque dentro al Mincio. Ecco l'Osone, nei pressi di Grazie, con le sue acque ben più limacciose rispetto a quelle del fiume, così come accade con il Goldone. Le immagini, riprese dall'altezza della barca del Parco del Mincio con cui abbiamo raggiunto i due punti, danno già un'idea dell'entità dell'inquinamento, ma le riprese dall'alto sono ancora più emblematiche. Bisogna agire subito per mettere freno all'inquinamento, ma anche per far sì che nei comuni a monte rispetto al Mincio attraversati dai due canali si smetta di inquinare. Il Parco del Mincio ha già ottenuto un finanziamento da Fondazione Cariplo ed AIPO per intervenire sull'Osone e ci sono speranze concrete di avere presto l'ok definitivo anche per il Goldone. Il 2020 potrà dunque essere un anno chiave per il miglioramento della qualità delle acque del Mincio. Tra gli obiettivi finali, come noto, vi è anche quello della balneabilità del Lago Superiore, un traguardo per il quale si è costituita una task force capeggiata dal Comune di Mantova con alcuni enti, tra cui lo stesso Parco del Mincio, ARPA, ATS e TEA. Gli interventi che andremo a fare su questi affluenti del Mincio sono interventi importanti che mirano a risolvere, riteniamo, in modo assolutamente importante e definitivo quello che è la preoccupazione che oggi attanaglia e preoccupa le valli, vale a dire l'interramento che questi canali stanno portando all'interno delle valli del Mincio. Con questo intervento miriamo a contenere l'entrata nelle valli dei rifiuti dettati da plastica e da altri materiali, ma soprattutto a contenere che i limi che provengono appunto da questi canali, dai territori che ovviamente hanno attraversato, vadano a occludere la possibilità e migliorare la qualità dell'acqua, ma anche della circolazione dell'acqua stessa. Con questi interventi, nell'Osone, che è il primo intervento già finanziato grazie alla Fondazione Cariplo e ad AIPO, andremo a fare un primo intervento di posa di uno sgrigliatore per la raccolta appunto dei rifiuti e alla realizzazione di una vasca di sedimentazione di questi limi che consente in questo modo l'entrata di acqua e non anche di terreno all'interno delle valli del Mincio. Lo stesso intervento lo abbiamo definito nell'ambito di uno studio di fattibilità per quanto riguarda il Goldone. Ci sono altri interventi con cui il parco è impegnato per il miglioramento della qualità delle acque? Un primo intervento che è propedeutico ai due interventi di cui ho parlato inerenti al Goldone e all'Osone è un intervento che il parco ha candidato alla Fondazione Comunità Mantovana ed è un intervento che mira a togliere quelli che sono i fanghi, i limi depositati dall'Osone, dal Goldone, alla loro foce, quindi dentro le valli del Mincio. Questi fanghi verranno raccolti, portati ovviamente all'interno del territorio, quindi non smaltiti come rifiuto, perché ovviamente devono circolare e posizionarsi nell'ambito di quello che è il progetto che tempo fa il parco ha realizzato nell'ambito di posa di barene nei canali all'interno del parco. E in questo modo si migliorerà la navigabilità delle acque del Mincio da subito, oltre che la loro qualità.